Il testo di Siamo morti a 20 anni sì. È su una musica così apparentemente british e spensierata, perché altrimenti tu dici sarebbe stato troppo. Ma guarda, allora come cemento, sono brani più dettati che da un sentimento di tristezza a un sentimento di rabbia e sì? di fastidio di situazioni incongruenti che stavo vivendo con l'esterno e con me stesso. Tra i tramonti dei nostri sorrisi. Sì, il British nasce che io comunque ho lasciato il cuore a Londra da adolescente. Siamo morti a 20 anni, benedicendo di speranza troppe frasi rimaste sul guanciale mentre dormivo sotto al dolore. C'è una sorta di contentezza da parte di quelli che dicono: beh, finalmente uno che non arriva da un talent. Io non ho niente contro i talent, credo che chiunque debba cercare di veicolare la propria vena artistica in qualunque modo. Non ho mai visto la tua nuova casa, ma avrei voluto sanguinarci dentro, uscirne fuori magari in manette, un gran finale una volta per tutte. Ci sono artisti veramente forti, io posso citare Emma, posso citare Noemi. Si sente che loro hanno una connessione fortissima in quello che fanno, quindi credo che ognuno debba fare, diciamo, della propria musica lo specchio della propria anima, è quello che cerco di fare io. Anche questa è vita, ritrovarsi in una rissa di sabato sera. Come sfondo le luci blu. Ma io ti avevo lanciato una provocazione su Guccini, sì. Anche Guccini se ne va. Mentre scappi è tutto intorno a una nuvola nera. Non so se adesso esista una nuova leva di cantatori. Anche questa è vita. Se provo, esiste, tu sei provo, la no, promessa. Io provo ecco. a lasciare qualcosa che possa interessare. Mi piace toccare la musica a 360 gradi, quindi scriverla, collaborare, fare le cose mie. Credo che al giorno d'oggi sia la chiave di volta per cercare di mantenere vivo un artista, tra virgolette, in questo settore. Dove sei? Mi hai lasciato in un oceano di filo spinato. Io ti ho dato prati di viole, tu cemento armato. Cemento armato. Se tu andassi a febbraio al Festival di Sanremo non ti sentiresti, ecco, esatto, cioè non c'è più quella no, cosa lì che uno che fa rock and roll non deve andare al festival. Io non l'ho mai vista così, anche perché sono traguardi, è la storia della musica Sanremo, ci sono passati grandi, quindi sarebbe un grande traguardo per me e per la mia etichetta, per il mio team di produzione, quindi lo farei molto molto volentieri. Tanto rock and roll, tanta rabbia, ma anche tanto British, ma soprattutto tante parole ben scritte. Ecco, se posso dire, l'ho scritto ovunque, proprio lo stile, il modo di scrivere del Cile che lo rende sicuramente unico. Grazie al Cile, Siamo morti a 20 anni, anche il titolo del suo disco. Cemento armato.